Turchia, dove non c'era il voto ma il censimento, fatto però in modo tale da svuotare completamente il paese. In una giornata normale Istanbul si presenta così: traffico caotico, il ponte sul Bosforo affollato e tanta gente per le strade e nei bazar. Ma questa mattina invece la metropoli da 10 milioni di abitanti sembrava una città fantasma, con uno scenario da Day After. E così si presentava anche la capitale Ankara e qualsiasi villaggio turco dal Mediterraneo al Caucaso. Dalle 5 di questa mattina e fino alle 7 di questa sera, la popolazione turca è stata infatti costretta a rimanere chiusa nelle proprie case e si sono fermati treni, autobus e voli interni. Un vero e proprio coprifuoco per un fine, però, pacifico. Una necessità per il governo che ha deciso di svolgere il primo censimento dopo 7 anni. 300.000 rilevatori hanno bussato, sempre in coppia, a tutte le porte del paese, più di 64 milioni di abitanti, per fare ben 61 domande. Lo Stato turco ha bisogno non solo di rinnovare le liste elettorali, ma anche di capire meglio la sua popolazione, che da un lato bussa alle porte dell'Europa e dall'altro combatte il fondamentalismo. Allora, siamo a parlare di sport e di miliardari, ancora una volta. E di miliardari, sì. È proprio questa partita che viene definita la gemma notturna. Milan-Juventus caratterizzerà una schedina... Che inizia tra un minuto. C'è un po' di nebbia, però la partita si dovrebbe giocare. Se vincerà il Milan, 1 miliardo, 251 milioni, che ha fatto 13, sono 8. Segno X, 2 miliardi e 2 milioni. E chi ha fatto 2... 2 miliardi 503 milioni 264 milioni. Questo vuol dire che le preferenze vanno per il Milan, e di questo gode sicuramente l'Inter, che è stata la protagonista, tra le protagoniste di giornata, con questo suo successo che ha esaltato il suo carattere agonistico, vincendo per la quinta volta su 5 partite in campo esterno, in caso di un Vicenza sicuramente positivo. KO definitivo per il campionato, quasi, per il Parma, che ha avuto la prima spallata a queste sue ambizioni nel giovedì di Coppa con lo Sparta Praga. Oggi la Roma ha, come dicevo prima, messo veramente da parte una stagione. Vediamo importante. Questi gol. Vediamo questi due, sono 25. Solo da segnalare la crisi a questo punto della Lazio, che insieme al caso Signori vede anche questa sconfitta che la toglie sicuramente dalla contesa. E sabato gioca con la Juventus. Adesso noi vediamo questi 25 gol, tra i quali ce ne sono alcuni veramente di ottima fattura. L'Inter non sbaglia un colpo in trasferta, 5 partite, 5 vittorie, compresa quella di oggi a Vicenza. Sullo 0-0 Di Carlo calcia un rigore contro il palo. Al 32esimo i nerazzurri passano, punizione di Moriero, testa di West, giravolta di Simeone, che batte Brivio per l'1-0. 6 minuti dopo Simeone si ripete, stavolta con un gran gol. Jorkaeff riceve da West, Simeone prende la mira e buca Brivio. Terzo centro consecutivo per l'argentino, già segno nel derby. 2-0 per l'Inter. Il Vicenza accorcia le distanze al 14esimo della ripresa. Punizione di Otero, respinta da Pagliuca. Ambrosini mischia, riapre la partita arrivando in corsa e siamo sul 2-1. A 20 minuti dalla fine il marchio di Ronaldo, Jorkaeff in profondità per il brasiliano, Viviani è in ritardo, Brivio può solo toccare la palla che si infila in rete, 12esimo gol stagionale per Ronaldo, l'ottavo in campionato, l'Inter vince 3-1. Vola in trasferta anche l'Udinese, che vince l'Olimpico con la Lazio. La prima partita del dopo Signori comincia al 31esimo con il gol di Fuser, sul quale non è impeccabile Turci. Ma è immediato il pareggio dei friulani, con un gol fantastico di Paolo Poggi, il suo sesto stagionale, tiro al volo di destro, 1-1 al 32esimo minuto. Torna in vantaggio la Lazio al 41esimo, Fuser dentro per Almeida, tiro cross dell'argentino trasformato in gol da Negro, primo centro in questo campionato per il difensore laziale. Ma nell'ultimo quarto d'ora la squadra di Eriksson rovina tutto, il pareggio è di Cappioli dopo il colpo di testa di Birov. Per lui, ex romanista, è quasi un derby. A 6 minuti dalla fine, Olimpico gelato, ancora un ponte di testa di Birov, si appisolano Negro e Lopez, Amoroso castiga Marchegiani, seconda sconfitta casalinga per la Lazio, l'Udinese sale al terzo posto insieme alla Roma, che vince in casa di un Parma crollato psicologicamente dopo il pareggio in Coppa dei Campioni. A 9° minuto Totti, lanciato sul filo del fuorigioco da Di Francesco, batte Buffon per l'1-0 romanista. Il raddoppio al 21esimo, Totti ispira Dal Moro sulla fascia sinistra in orizzontale per Paolo Sergio, che appoggia in rete, 2-0 per la Roma. Il Parma non perdeva in casa dal 20 aprile. Esordio con pareggio per Galeone sulla panchina del Napoli. Al 29esimo la Fiorentina passa in vantaggio, Filicano si proietta in spaccata sul tiro di Oliveira e segna il gol del vantaggio. Dopo 6 minuti il Napoli pareggia sul lancio in profondità di Bellucci. Pasticciano Schwarz e Toldo, ne approfitta Turrini che segna l'1-1, un punto per il Napoli che resta solo all'ultimo posto.
Pareggio combattuto tra Bologna e Sampdoria. Dopo un quarto d'ora Roberto Baggio dal dischetto segna il suo 8° gol in 9 partite di campionato. Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio di Paramatti dopo la zuccata di Anderson e il secondo gol per il difensore di Ulivieri. La rimonta della Sampdoria nel corso della ripresa all'11°, colpo di testa di Klinsmann. L'Egle beffa Torrisi e Paramatti e batte Sterkele per l'1-2, secondo gol per l'Egle. E a un quarto d'ora dalla fine si sblocca Klinsmann al primo gol in campionato con la Sampdoria. Deviazione sull'assist di L'Egle e 2-2 il finale a Bologna. Il Bari vince per la prima volta davanti al proprio pubblico, 2-1 sul Brescia, aperto al nono da Volpi, il 23enne centrocampista di Fascetti batte Cervone con un missile di destro da fuori. In apertura di ripresa il raddoppio, cross di Giorgetti, tiro di prima di Olivares, sulla respinta di Cervone, tap-in di Guerrero per il 2-0. Il Brescia, la quarta sconfitta consecutiva, si consola con un calcio di rigore trasformato da Neri, vince il Bari per 2-1. Il Piacenza, che aveva sempre perso in trasferta, passa in casa dell'Empoli. Al sesto Dionigi si infila nell'area toscana e batte Roccati. Al 13° pareggia l'Empoli. Azione insistita di Esposito, che cerca lo spiraglio per il tiro. Lo trova dal limite, Sereni è sorpreso, 1-1. Nuovo vantaggio degli emiliani al 38°. Doppietta per Dionigi, che servito da Mazzola in corridoio non sbaglia, 2-1 per il Piacenza. Alla fine del primo tempo il nuovo pareggio toscano del difensore Bettella al primo gol in Serie A. A 2 minuti dal 90° il Piacenza conquista 3 punti importanti, cross di Mazzola, testa di Buso, 3-2 per il Piacenza e finita 0-0 tra Atalanta e Lecce. Ecco, non la possiamo far vedere ovviamente, ma soltanto ci abbiamo nel nostro maxi schermo alle spalle. Milan-Juventus è iniziata, però c'è una bella nebbia. Sì, c'è la nebbia. E qui la fermiamo, andiamo sui primi piani, sennò qui sfidiamo la legge. Allora, un attimo di pubblicità e poi le ultime notizie. La vita qui da noi è così insipida, così terribilmente vuota. Vedo. Qui ci vuole la zuppa rustica. Ma quanto ci mettiamo? Stai calmo, è un attimo. La nobiltà ha bisogno di riscoprire i piaceri del palato. Esaltarsi nel trionfo dei sapori. Deliziosa! E come nasce? Nasce bene, nella valle degli orti buitoni. Si chiama zuppa rustica. Come lei mi insegna, Marchese, più il palato è fine e più la zuppa è rustica. Dì la verità. Rosingozzi. FD Trinitron da Sony. Interrompiamo il programma. Un'altra cantante è senza voce. La voce, non ho più la voce. Pronto, Beccardi? Tim, l'elenco si allunga. Sì. Dopo Blue Jazz e Mr. Swing, adesso anche Lady Divina è senza voce. Inventa qualcosa. Le serve la carica. Ferma qui al laboratorio. Senza canone, senza bolletta, un ricaricabile tax. Grazie a Tim. Torna la carica Lady Divina. Everybody start to sing. Anche il tuo telefonino tax può diventare ricaricabile. Senza canone e senza bollette. Nuovo servizio ricaricabile tax da Tim. Quella segnata grossa, no, ma forse hai ragione. Quanto tempo non ci vediamo? 10 anni. Suzuki, i modelli cambiano, i valori restano. Se porta la stand a un giocattolo usato, mi fanno lo sconto del 20% su un giocattolo nuovo. Io porto questo, che è di mio fratello. Così gioca con me alle pasticcere. Cambia gioco, corri in standa! Quest'anno, per Natale, fai felice la tua famiglia. Regala un privilegio, un pacchetto da aprire ogni giorno dell'anno. Regalatele più, con le risate, la passione, le emozioni dei suoi film in anteprima, gli sport in diretta,
di natura meravigliosa. Quest'anno per Natale regala un tempo di grande qualità da vivere insieme. Non ci sono altre notizie dell'ultima ora, per la cronaca Milan e Juventus sono ancora sullo 0-0, adesso dopo le previsioni del tempo c'è l'avvocato Porta, terza puntata con Gigi Proietti, interromperemo brevissimamente attorno alle 22 per dirvi gli exit poll delle elezioni comunali e poi ci vediamo dopo appunto l'avvocato Porta per sapere come sono andate le elezioni comunali e vi faremo anche vedere come è finita Milan Juventus. Buonasera. Il meteo è presentato da Vuber, lo specialista in würstel. Benvenuti a Meteo 5, le previsioni per domani. Il sistema nuvoloso che da ieri ricopre gran parte dell'Italia apporterà anche domani moderato maltempo sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali. La notte bello al nord-ovest ma con nebbie e nubi sul resto d'Italia, piogge su Veneto, Emilia, Abruzzo, Campania e isole. Al mattino si dissolvono le nebbie al nord-ovest, piogge su Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo e Calabria. Nel pomeriggio migliore al nord, piogge su Marche, Abruzzo, Calabria e isole. La sera nebbie su Piemonte e Lombardia, piogge su Abruzzo e regioni del Basso Tirreno. Dati Servizio Meteo Aeronautica, elaborazioni Epson Computer. Il meteo è stato presentato da Vuber, lo specialista in würstel. Cari amici, buonasera. Tra qualche istante andrà in onda la terza puntata della miniserie televisiva diretta da Franco Giraldi, Avvocato Porta, con Gigi Proietti, Ornella Muti e Nicola Pistoia. Vi ricordo che la quarta e ultima puntata sarà trasmessa domani sera alle 21. Vi ricordo inoltre che per la visione di questo film da parte dei bambini è consigliata la presenza dei genitori. A più tardi. Bella natura, le fragranze autentiche che ritrovi nelle candele profumate Glad. Bouquet fiorito, frutti di bosco, creato dalla natura, catturato da Glad. Casa Polti presenta Cappuccino Polti. Com'è? Buono, prendi una tazza. Sempre cremoso. Com'è? Buono, prendi una tazza. Sempre perfetto. Cappuccino Polti. Buon cappuccino, Italia. Samsonite, un'esperienza unica. Scusate il ritardo, ordiniamo una pizza? Guardiamo su pagine utili. Ecco la pizza! Ma se cucinassimo noi con le ricette regionali di pagine utili? Voilà! Salti in bocca alla romana. Anch'io vorrei. Straordinario, pagine giovani, tutto su università e lavoro. O preferite una vita da pascià? Raspa raspa con la TV, cascate di gettoni d'oro, viaggi! A proposito di viaggi, che ne dite dell'Oriente? Pagine utili, più che utili, geniali! In un corpo sano, le vie respiratorie sono normalmente difese dal muco. Quando per cause esterne questo aumenta, abbiamo una tosse profonda con una sensazione di pesantezza al petto. In questi casi serve Bisolvon Lintus, che scioglie il catarro e ne facilita l'eliminazione. Per questo diciamo che Bisolvon Lintus non calma la tosse, la fa passare. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Se la tosse persiste, consultare il medico. Adesso vediamo un po' chi è stato buono. Il nonno buono, direi tra baci.
La mamma tanti baci e io sono troppo buona. È Natale, un bacio è qualcosa di più. In caso di neve, Colmar. La mia auto? La mia vita. È per questo che ho comprato Viasat. È contro il furto. È una cosa satellitare, insomma. 15 giorni fa ero su una stradina di campagna. Poi d'un tratto, boom, è cominciato a piovere. Piovere forte, forte. D'un botto. Un autotreno ha cominciato a superarmi. Ho sterzato e sono andato a finire nel posto. Eri solo? Certo ero da solo. Sì, come ho comprato Viasat per la mia auto e invece mi ha salvato la vita. Viasat c'è sempre quando serve. Tecnologia telespazio. Nestlé Grand Dessert presenta la crema al limone, cotta al forno, delicata, preparata con latte e uova fresche. Nestlé Grand Dessert, così buoni che li mangi con gli occhi. Fuggire da palazzo. Ma sei impazzita? Per fuggire il suo destino. L'ho anche baciato. Così, Mirabella. È così timido e indifeso. Timida e inquieta come Ademaro. Complimenti, fratellino. Orgogliosa e ribelle come Leonardo. E arrogante, presuntuosa. Dove? Il suo cuore. Lasciala stare, non vuole saperne di te. A chi dare il suo amore? Io posso tutto sui miei sudditi. Ma non riuscirai mai a costringermi ad amarti. Anna Falchi. Posso tutto su di te, ma è una sola la cosa che voglio. Per la regia di Lamberto Bava. La principessa e il povero. Martedì e mercoledì alle 21 su Canale 5. Sei il mio amore, sei il mio cocco. A Natale un bel balocco. E non sapevano nemmeno contare. Eppure parlano come se avessero studiato teologia. Non l'ho vista. Ma figurati. Come crederci? Con le vostre invenzioni state mettendo in confusione un'intera nazione. Tanto non ci crede nessuno. Lucia, Francesco, Giacinta. Chi vi ha raccontato queste cose? Il dono di vedere a chi ha cuore di ascoltare. Ma lei chi è, signora? Da dove viene? Canale 5 presenta Fatima. Il grande racconto dell'apparizione. Domenica 7 dicembre. È finita, gli ho detto non sarei mai più uscita con uno con quei calzini. È la solita, acida come questo limone. A proposito di limoni, l'avete visto i piatti? Si è attaccato tutto. E che c'entra il limone? C'entra. Vedi? Nuovo svento più potenziato il limone verde. E allora? Basta uno zip per sciogliere il problema. Guarda. Forza! Ha ragione Clara! Ma allora un po' di limone non guasta. Oh. Nuovo svelto più potenziato al limone verde. FD Trinitron, da Sony. Sai, gli ho dovuto comprare qualcosa per il mal di schiena. Sarà l'età. Mamma, ha 34 anni. Sarà il lavoro. Ma fa sempre il fornaio e fa sempre gli stessi orari. Che sia il furgone nuovo. No, anzi, dice che si trova meglio. Strano però. Lavora in un forno e soffre di reumatismo. I get knocked down. Kangoo, lavori meglio, vivi di più. La Morrina, l'originale firmato che acquista valore nel tempo. Benvenuta. Da 0 a 100, quante possibilità ha quest'uomo di sedurla? Delizioso. Questa musica mi eccita. Qualcosa da bere? Kina Martini. Kina Martini,
Da oggi in regalo il libro delle gaffe, presentate da Luciano De Crescenzo. Le cose prendono una brutta piega? Roventa crea il nuovo ferro Professional, una straordinaria forza vapore. La piastra Inox Air Glide e la potenza del super vapore. Perché tutto vada perfettamente liscio. Nuovo Professional Roventa. Roventa per chi non si accontenta. C'è un po' di trudine in ognuno di noi. Nuove forme di una grande tecnologia ottica. Fotocamere compatte Ixus, create da Canon. Mamme, mammine, nonni, nonnine, anche quest'anno aggiungete ai regali un dolce regalo. Oltre alle mie fantastiche confezioni, c'è il presepe con la scatola capanna e le uova con dentro tutte le statuine per completarlo. Che idea, il presepe! Oltre ai soliti regali, con Kinder Sorpresa farai una sorpresa bella e buona. Kinder Sorpresa, ogni volta un momento di gioia. Anna Falchi è Mirabella. La principessa Mirabella. Il cuore inquieto di una principessa tenera che vuole a tutti i costi fuggire il suo destino. Volevo vedere un altro mondo e l'ho visto. Con lei Ganesh, il mago bambino, Reamil, il giusto, Ademaro, l'inquieto, Leonardo, il ribelle, contro di lei Migal, il crudele, ma soprattutto lui, Epos, il cattivo. Nessuno può sfidare Epos, nessuno! Per la regia di Lamberto Bava e le musiche di Amedeo Minghi, Lorenzo Crispi, Max von Sydow, La principessa e il povero. Canale 5 Grandi Storie, martedì e mercoledì alle 21. È colpo, Dai. Sì. Che morbido. Buono. Spazzolato, eh? Per pranzo, Filadelfia. E adesso? C'è quello là, quello che sembra Filadelfia. Quella che hai dimenticato la zia? Sì. Sì, facciamo noi. Non so se andrà bene. Mo. Beh, non avete fame oggi? Ma questo non è Filadelfia. Perché? Io ti sembro Kaori. Quello vero si riconosce subito perché è originale. Filadelfia, il piacere ha un gusto unico. Ci sono giorni in cui... ci sono giorni in cui hai la sensazione che tutti ti guardino. Oggi non più, con il nuovo Lines Idea Ultra. L'unico Ultra con il filtrante Idea. Ti dà la protezione Lines, la morbidezza Idea e tanta discrezione in più. Guarda, è molto più sottile, ma assorbe lo stesso tanto liquido e lo trattiene tutto all'interno. Idea Ultra ti protegge con discrezione, così solo tu lo sai. Questa donna porta uno slip che non sente, uno slip che danza insieme a lei. È il nuovo Cherish senza cuciture di Playtex. Nuovo Cherish senza cuciture, più comodo di tutto ciò che è comodo. FD Trinitron, da Sony. Chiara, gioielli in libertà.
Stiamo testando il nuovo camion Lego Technic. Tutti i movimenti programmabili. Lego Technic. Meccanica in azione. Fermate quel camion! Ah, il papà. Ciao. Come va oggi il raffreddore? E la febbre? Molto meglio, grazie a Vivinci. Se penso a ieri, avevo la testa come un pallone, confusa. Vivinci con vitamina C combatte i sintomi del raffreddore e dell'influenza. E ritorni subito effervescente. È un medicinale che può avere controindicazioni ed effetti collaterali. Per i bambini al di sotto dei 12 anni è necessaria la prescrizione medica. Leggere attentamente il foglio illustrativo. È un prodotto Menarini OTC. Buongiorno! 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 Camomilla Sogni d'Oro. Buonanotte, ottimo giorno! Nessuno mai dovrebbe morire. A questo metterò fine. Vivi! L'uomo che osa sfidare il creatore conoscerà l'ira della creatura. Atterrai la promessa che mi hai fatto! No! Siete un folle, credete veramente che questa cosa vi sarà grata della sua mostruosa nascita? Rovendicarvi, Frankenstein! Frankenstein, di Mary Shelley. Prima TV, canale 5, venerdì alle 21. Al Duca d'Este usano un nuovo Dash. Anna Verrone, la proprietaria, ci dice perché. La cura che mettiamo nel fare dolci si vede anche dall'attenzione con cui li presentiamo. Il bianco è importante, fa risaltare i colori, mette allegria, perciò qui tutto deve essere bianchissimo. Qui il bucato lo facciamo noi, ma con crema e cioccolato dovevamo pretrattare e si perdeva del tempo. Il nuovo Dash ha risolto il problema. Dash rilascia microbollicine di ossigeno attivo e senza pretrattare ti dà un bianco straordinario. Con il nuovo Dash il bucato è sempre bianchissimo. Così Duca d'Este è una festa anche per gli occhi, cliente dopo cliente. Nuovo Dash, più bianco, non si può. La vita qui da noi è così insipida, così terribilmente vuota. Vedo, qui ci vuole la zuppa rustica. Ma quanto ci mettiamo? Stai calmo, è un attimo. La nobiltà ha bisogno di riscoprire i piaceri del palato. Esaltarsi nel trionfo dei sapori. Deliziosa! E come nasce? Nasce bene, nella valle degli orti buitoni. Si chiama zuppa rustica. Come lei mi insegna, Marchese, più il palato è fine e più la zuppa è rustica. Dì la verità, non si ingozzi. Children, our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty. Hai sempre cercato il modo migliore per comunicare. Oggi Omnitel ti offre City, il nuovo modo di comunicare per la città che lavora. Omnitel City, il primo GSM con tariffa urbana tutto il giorno. Omnitel, quello che facciamo oggi, tutti lo faranno domani. Tutto quello che vorreste sapere su Antonio Di Pietro. Filippo Facci, Di Pietro. La biografia non autorizzata. Siete fatti l'uno per l'altra? Scopritelo giocando a Compatibility. L'argomento è desiderio. Macchina sportiva. Matrimonio. Compatibility è essere in sintonia. Compatibility, il gioco per scoprire le affinità. Ambrogio, avverto un leggero languorino. Ambrogio? Sentite la cialda croccante? Ora assaporate il morbido ripieno e la nocciola. Certo che la signora si tratta bene. Certo. Ambrogio, ma dico, senza invitarmi. Signora, la stavo aspettando. Ambrogio, sei insostituibile. Ferrero Rocher, soddisfa la voglia di buono. Janet! The Velvet Rope, l'album di Janet Jackson. Janet Jackson, un successo mondiale. Ma signor Pozzetto, ma è proprio sicuro di questo blu? Blu, come la nuova confezione del panettone Motta. Più bello fuori e più buono dentro. Morbido, soffice, bella gioia. Panettone Motta, anche oggi è Natale. Il Natale, quando arriva, arriva. Bel colpo, Dai. Sì. Che morbido. Buono. Spazzolato, eh? Per pranzo, Filadelfia. E adesso? C'è quello là, quello che sembra Filadelfia. Quella che hai dimenticato la zia? Sì,
Sì, facciamo noi. Non so se andrà bene. Mo. Beh, non avete fame oggi? Ma questo non è Filadelfia. Perché? Io ti sembro Kaori. Quello vero si riconosce subito perché è originale. Filadelfia, il piacere ha un gusto unico. Buonasera, rubiamo soltanto qualche secondo all'avvocato Porta per dirvi come sono andati, secondo gli exit poll, le elezioni comunali. Vediamo subito insieme i cartelli che ci dimostrano come a Palermo Leoluca Orlando sarà riconfermato sindaco, secondo l'exit poll, già al primo turno con una percentuale tra il 56 e il 60%. Il suo più autorevole rivale, il candidato del Polo Giovanni Micichè, si ferma a una quota tra 34 e 38. Anche a Catania, rielezione al primo turno per Enzo Bianco dell'Ulivo, come era della coalizione dell'Ulivo Leoluca Orlando, tra il 63 e il 67%, si ferma tra il 30 e il 34% il suo antagonista del Polo, Benito Paolone. Per quanto riguarda le altre elezioni, i ballottaggi per i sindaci, possiamo darvi dei sondaggi. Sarebbe in vantaggio a Genova con una percentuale del 53%, Perico dell'Ulivo contro Castellaneta della lista Genova Nuova. Poi andiamo a vedere in gran velocità nelle altre città. Alessandria sarebbe in testa, Francesca Calvo della Lega Nord contro i Valdi dell'Ulivo. Andiamo a Varese, dove è in testa, eccolo qua, Aldo Fumagalli della Lega Nord contro il candidato del Polo Riccardo Broggini. Ancora soltanto due situazioni. A Caserta in testa Luigi Falco del Polo contro Giuseppe Venditto dell'Ulivo, e infine a Vibo Valentia vittoria vicina per Alfredo D'Agostino per il Polo contro Antonio Potenza dell'Ulivo. Così in breve la situazione. Alla fine della fiction dell'avvocato Porta, un breve speciale di mezz'ora per sentire i primi commenti, le prime reazioni e vedere i primi risultati veri e propri. A dopo. Ecco gli artisti partecipanti alla prima festa del disco, 12 campioni della canzone con i loro CD. L'appuntamento il 16 ed il 17 dicembre alle ore 21 su Canale 5, gran finale martedì 23, sempre su Canale 5 alle ore 21. Casa Polti presenta Cappuccino Polti. Com'è? Buono, prendilo a casa. Il vero cappuccino all'italiana. Com'è? Buono, prendi una tazza. Sempre cremoso. Com'è? Buono, prendi una tazza. Sempre perfetto. Com'è? Buono, prendi una tazza. Non ce n'è più. Di cappuccino? No, di tazze. Cappuccino Polti. Buon cappuccino, Italia. Se porti alla standa un giocattolo usato, ti fanno il 20% di sconto su un giocattolo nuovo. Io porto questo, tanto di mia sorella. Cambia gioco, corri in standa. Black. White. Black. Black. White. Black. White. 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 Black. Black. White. Black. Black. White. White. Black. Black. White. Black and White Jeans. I nuovi profumi Versace. Quando gli ospiti lasciano l'albergo, i professionisti del pulito entrano in azione. Con loro, nuovo Bref Professional Bagno. Per un pulito pratico e veloce. La sua formula aderisce alle superfici, sciogliendo ogni traccia di calcare. In più, dà igiene e rimuove i batteri. Pulito brillante, sicuro e garantito in tutto il bagno. Nuovo Bref Professional Bagno. Professionista del pulito. Abbandonatevi alla scioglievolezza di Lindor. Scoprirete un piacere che arriva dritto al cuore. Lindor di Lindt. Il finissimo cioccolato svizzero dal 1845. Longines. L'élégance du temps depuis 1832. Ordina 10 kg di sogliole. Fresche, mi raccomando. È occupato. Riprova. È occupato. Insisti. Aspetta un attimo. È occupato. Non perdere tempo. Fai il 5. Senti, occupato. Telecom Italia. Premi il 5, riattacchi
e quando si libera ti avvisa lui con uno strano squillo. E ora via, al lavoro. È libero. È libero. Ah, grazie. Mi scusi. Richiamata su occupato, il nuovo servizio Telecom Italia è già attivo anche nel telefono di casa tua. Usalo subito. Nelle nuove zuppe Star c'è un mondo pieno di sapore. Fatto di ingredienti naturali, ricchi di fibre e preparati con arte. Nuove zuppe Star. Natura, fantasia e sapore di casa mia. Mi piaci. Ti voglio. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Con Dado Star. Le verdure sono un'estasi di sapore. Dado Star. Mi piaci. Stiamo testando il nuovo camion Lego Technic. Tutti i movimenti programmabili. Lego Technic. Meccanica in azione. Fermate quel camion! Magari avessi avuto questo rossetto per Evita. Nuovo Lasting Performance di Max Factor. Con il suo speciale sistema No Transfer puoi toccarti le labbra, baciare, bere. Puoi toccarlo e ritoccarlo 1000 volte e resta solo sulle labbra. Nuovo rossetto Lasting Performance di Max Factor. The makeup of makeup artists. Max Factor International. Non sento niente. Oh, il Def. Sì, no, comincio lunedì, ma mi danno già tosto da adesso, figurati lunedì, quando comincio, come mi conciano. Senta, me lo puoi dare di qua, che di qua c'è il ponte, ecco. Scatafascio, un programma che incassa. Anna Falchi è Mirabella. La principessa Mirabella. Il cuore inquieto di una principessa tenera che vuole a tutti i costi fuggire il suo destino. Volevo vedere un altro mondo e l'ho visto. Per la regia di Lamberto Bava e le musiche di Amedeo Minghi, Lorenzo Crispi, Max von Sydow. La principessa e il povero. Canale 5 Grandi Storie. Martedì e mercoledì alle 21. Dirà, mi piace molto, non dovevi, è proprio quello che volevo. Oppure, non dirà niente. Un solitario, questo Natale, colpiscila al cuore. Un diamante è per sempre, De Beers. Nuovo Cif Multiuso con l'ammoniaca pulisce e non lascia aloni. Cif Multiuso, tutto brilla in una passata. Ordina 10 kg di sogliole. Fresche, eh? Mi raccomando. È occupato. Riprova. È occupato. Insisti. Aspetta un attimo. È occupato. Non perdere tempo. Fai il 5. Senti, occupato. Premi il 5. Riattacchi e quando si libera ti avvisa lui con uno strano squillo. E ora via, al lavoro. È libero. È libero. Ah, grazie. Mi scusi. Richiamata su occupato, il nuovo servizio Telecom Italia è già attivo anche nel telefono di casa tua. Usalo subito. Passeggino nuovo. Chicco 2001. Il primo con guida orientabile. Giro di prova. Brum, 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 brum. Chicco 2001. Ruote maggiorate, sospensioni indipendenti. Non facciamoci riconoscere. Chicco 2001. Sedile più largo, nuova chiusura centralizzata. Ingegnere, beve qualcosa? No, mai quando guido. Chicco 2001. L'unico con guida orientabile. È il manico che fa la differenza. Martedì mio papà è tornato da un viaggio e la mamma ha detto che gli faceva una cosa speciale. Ma io ho visto che mia sorella prendeva le zucchine, che invece non sono speciali. Però mia mamma ha messo sottilette file fondi, che io e mio papà diciamo sempre uguale. Come filano! E ho detto meno male, perché le zucchine da sole non filano. Sottilette file fondi Kraft, sapore che fonde e fila. Fresche, freschissime! Ecco le nuove confezioni di sottilette Kraft. Pensavano che stessi fuggendo. Non vedevo che te. Escape. Calvin Klein, fragranze per uomo e donna. È la nostra prima casa.
Sì, ma che fatica. La prossima con l'ascensore. Beh, pulisco il lavello. Scherzi. L'abbiamo già pulito. Sarà. Ma qui c'è ancora il calcare. Dovevi vederlo prima. Toglilo tu. Arma segreta. Via Cal è insuperabile anche sul calcare più ostinato. E tutto brilla di nuovo. Accidenti. Come brilla. Ok. Vi lascio Via Cal. E perché? Per il bagno, no? Via Cal, numero uno, contro il calcare. E tutto torna a brillare. Boccasana. Che c'è? Ce l'hai una di quelle pastiglie? Mi sta venendo un mal di gola. Sì, ma come faccio? Aspetta un po', va. Contro il mal di gola, tanto un verde pastiglie. Alto! Guarda che è l'ultima. Presa. Bravo. Adesso mettila in bocca e fai silenzio. Tanto un verde pastiglie. Efficace contro il mal di gola. È un medicinale. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Boccasana, la gola non brucia più. Passato. È sta guardia che non passa mai. Benvenuti allo speciale elezioni amministrative TG5. Oggi un test importante, oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne. Si votava per i ballottaggi in 43 comuni e in particolare in alcuni capoluoghi, in 5 importanti capoluoghi a cominciare da Genova. Si votava anche per il primo turno per eleggere i sindaci in Sicilia e anche a Palermo e a Catania, i due centri principali della Sicilia. Ci sono già i primi risultati, i primi responsi. L'Abacus ci fornisce innanzitutto gli exit poll per quanto riguarda Palermo e Catania. Secondo gli exit poll dell'Abacus, cioè i sondaggi all'uscita dei seggi, Palermo e Catania hanno già eletto al primo turno il loro sindaco. Si tratta di una conferma. A Palermo, Leoluca Orlando avrebbe tra il 56 e il 60% contro il suo maggiore sfidante Giovanni Micciche del Polo, 34-38%. Questo è l'exit poll dell'Abacus. A Catania, conferma per Enzo Bianco, che viene dato fra il 63 e il 67% contro il 30-34% di Benito Paolone, candidato del Polo. Andiamo a vedere invece le prime proiezioni, perché lo spoglio è in corso nei capoluoghi di provincia. Alessandria, Francesca Calvo, sindaco uscente della Lega Nord, 58,6% contro il 41,4% di Mario Ivaldi, candidato dell'Ulivo. Andiamo avanti. A Caserta, in vantaggio il candidato del Polo Luigi Falco, 51,3%, un vantaggio però ridotto perché il candidato dell'Ulivo Giuseppe Vendito è al 48,7%. Anche a Vibo Valentia in vantaggio il candidato del Polo, si tratta di Alfredo D'Agostino al 55% contro il 45% di Antonio Potenza dell'Ulivo. Queste sono le proiezioni. Per quanto riguarda Genova e Varese, le due città più grandi, due capoluoghi maggiori in cui che erano chiamati al ballottaggio, le proiezioni tarderanno leggermente perché si votava anche per le provinciali. Abbiamo però i sondaggi effettuati dall'Abacus che danno in vantaggio a Genova Giuseppe Pericu per l'Olivo con circa il 54% su Sergio Castellaneta della lista civica Genova Nuova. E a Varese possiamo andare a vedere un vantaggio però ridottissimo di Aldo Fumagalli, Lega Nord, intorno al 51% secondo questi sondaggi rispetto a Riccardo Broggini, candidato del Polo. Dovremo attendere le proiezioni per saperne di più. Possiamo già andare a collegarci con i nostri inviati che hanno già dei potenziali, dei sindaci virtuali. Cominciamo da Palermo con Carmelo Luciano. Carmelo, ecco Orlando e Micci, che hai? Sì, buonasera da Palermo. Abbiamo colui il quale, stando agli exit poll, avrebbe vinto le elezioni, vale a dire Leoluca Orlando, sindaco uscente di Palermo, e il suo avversario Gianfranco Micciche. Io partirei proprio da Micciche, che qualche osservazione, anche parlando in precedenza con gli altri colleghi della stampa, sul risultato elettorale ce l'ha da fare, da avanzare. Micciche, insomma, lei già si arrende a questo 34-38% che inesorabilmente l'Abacus le attribuisce, o pensa che il risultato sia ancora sovvertibile in qualche modo dai voti reali di domani? Ma se così fosse ci sarebbe a licenziare tutti i dirigenti dell'Abacus, mi sembra veramente molto difficile che possa essere sovvertito. E io ho detto che c'è un 30% di palermitani che non ha voluto rispondere e per cui per avere il risultato finale bisognerà aspettare domani. Non credo che però si possa arrivare a determinare un ballottaggio partendo da questo. Ecco, ma con una percentuale del 34-38% lei lo considera un successo?
Io considero molto soddisfacente il fatto che a Palermo, unica città d'Italia fra i grandi comuni dove si è votato e dove esisteva già un sindaco dell'Ulivo, e Palermo è l'unica città d'Italia che in controtendenza ha fatto calare molto e di molti punti. Ecco, spieghiamo perché in controtendenza, perché il sindaco Orlando... In tutti gli altri comuni d'Italia i sindaci uscenti hanno vinto guadagnando moltissimi punti. A Palermo il sindaco uscente ha vinto però perdendo tantissimi punti. Credo che dal punto di vista politico sia un risultato importante per Palermo. Ecco, Orlando intanto ha già annunciato invece una grande festa per domani sera. Come giudica allora questo? È una vittoria dimezzata questo 56-60% che l'attribuisce gli exit poll? Ma un sindaco riconfermato con una maggioranza in consiglio comunale e una festa domani sera alle 21 mi sembra che sono tutte le ragioni per essere contenti. Qui a Palermo il polo ha detto che si sarebbe perso la rivincita rispetto ai risultati nazionali e credo che non si è perso la rivincita, e sarebbe interessante che se l'onorevole Berlusconi, oltre a venire a Palermo in campagna elettorale, venga anche a festeggiare con noi la sua sconfitta. Ecco, inizialmente, prima della campagna elettorale, c'era stato qualche perplessità, qualche dubbio da parte del PDS sulla sua eventuale ricandidatura. Sembra comunque che dall'esito del voto queste perplessità, almeno a livello di elettorato, siano tutte rientrate. Ma certamente, la dimensione del risultato, lo scarto tra me e gli altri 9 candidati, voglio ricordare che eravamo 10 candidati alla carica di sindaco, dice come il consenso è venuto molto forte. Io voglio ringraziare i palermitani che hanno consentito la continuazione di questa esperienza e che hanno assicurato, come io spero verrà confermato domani, anche la maggioranza in Consiglio Comunale. Ecco, comunque è stata bene, una campagna... Grazie sì. Carmelo a Palermo, okay. Abbiamo anche Enzo Bianco, sindaco virtuale a Catania, ma lo preghiamo di aspettare un attimo perché a Genova abbiamo, ecco, invece i due sfidanti al ballottaggio. A te Benedetta Corbi. Sì, buonasera a tutti, abbiamo appunto gli sfidanti di Genova, sono Giuseppe Perico che è alla mia sinistra e alla mia destra invece Sergio Castellaneta. Io comincerei da Perico soltanto perché è diciamo un testa a testa, però Perico è senz'altro più avanti in quelli che sono i sondaggi. Allora, si è parlato tanto del caso Genova, del paradosso Genova, la sinistra divisa, un sindaco uscente cacciato dall'Ulivo, lei è il candidato dell'Ulivo, qual è la sua valutazione a questo punto? Sono ancora dei risultati del tutto inattendibili, nel senso sono dei sondaggi, non sappiamo ancora qual è il risultato definitivo. Se il risultato fosse quello dei sondaggi, cioè il 54%, mi sembra che ci sia una buonissima affermazione, nel senso che l'Ulivo e Rifondazione Comunista con la mia candidatura si sono compattati e hanno dato un risultato univoco e molto chiaro. Si è detto che c'era questo 13% che aveva preso Sanza, il sindaco uscente, ricordiamo, Sanza al primo turno, però con questi numeri, questo 54% vorrebbe dire che lei non ha convinto tutti i potenziali elettori del centro-sinistra. No, i potenziali elettori del centro-sinistra sono tutti convinti, perché il centro-sinistra a Genova nelle ultime elezioni politiche aveva avuto il 44%. Se io ho il 54%, 10 punti in più, quindi addirittura ne avanzano. Senta, invece passiamo a Castellaneta, che comunque sia ha rappresentato la sorpresa ed è un grosso successo per lei, comunque vada. Io non vorrei fare queste stime meschine dei numeri, abbiamo sentito anche da Palermo, abbiamo fatto scendere il candidato dell'Ulivo sotto il 60, mi sembra che siano delle argomentazioni proprio ridicole. Io devo dire che da solo ho messo in difficoltà l'Ulivo sostenuto da Rifondazione Comunista. Se non ci fosse stata Rifondazione Comunista, Perico non vinceva. Quindi lo diciamo ai genovesi benestanti della medio-alta borghesia, del mondo imprenditoriale, che oggi, essendo una bellissima giornata di sole, hanno preferito il mare alle urne. Adesso prenderete quello che la giunta di sinistra vi darà. Io ho cercato di difendere gli interessi della città, riconosco, come ho saputo, le percentuali dei votanti che non ce l'avrei fatta, però sono contento perché rappresento quasi, nonostante che me ne abbiano detti di tutti i colori, pugiadista, populista, demagogo, eccetera, rappresento quasi la metà dei cittadini genovesi. Ringrazio. Perché lei come si definirebbe invece, Castellaneta? Io mi definisco uno che non ha portato il cervello all'ammasso, che giudica i problemi volta per volta e che di fronte a delle nefandezze come ci sono qui a Genova, fatte dalle giunte di sinistra che si sono succedute, io ho protestato.
Comunque sono molto soddisfatto del risultato, sono il leader dell'opposizione, sono il leader del secondo raggruppamento politico di Genova dopo il PDS, ringrazio tutti i ministri della Repubblica, Prodi in testa, che sono venuti a far campagna elettorale per Pericu, grazie, siete dei veri democratici e viva, viva l'Italia, viva va Genova. Va bene, grazie. Beh, allora. Forse Pericu ha qualcosa da rispondere. Sì, Castellaneta è ancora in campagna elettorale. Io mi auguro che poi in Consiglio Comunale cessi di fare campagna elettorale e si metta a lavorare seriamente. Bene, torneremo grazie. Allora a Genova quando avremo anche i dati delle proiezioni. Adesso andiamo a Catania dove c'è Enzo Bianco, un sindaco che secondo i dati dell'Abaco, secondo gli exit poll, ha aumentato la dose di consensi rispetto a 4 anni fa. A te, Salvo Sottile. Sì, buonasera Fabrizio, quindi siamo qui con il sindaco virtuale Bianco, candidato del centrosinistra. Lei avrebbe visto crescere i suoi consensi anche rispetto alle politiche del 93, dove a primo turno si dovette ricorrere al ballottaggio, mi sembra. Ah sì, qui a Catania naturalmente, anche qui col beneficio di inventario, siamo appena agli exit poll, domani aspettiamo i risultati, quindi avremo dei dati più precisi. Comunque quello che si profila, se sarà confermato questo dato, è un successo veramente importante. Importante perché 2 catanesi su 3 avrebbero sostanzialmente scelto il sindaco del centrosinistra e il sindaco Bianco, ma voglio dare 2 dati. Nel 1993 io andai al ballottaggio con il 36% dei consensi, appena un anno fa a Catania il centrodestra aveva il 65%, il centrosinistra il 30%, la situazione si è ribaltata. Qui si è voluto, secondo me, io non voglio dimenticarlo mai, premiare un modo di governare. Queste sono elezioni amministrative, la valenza politica c'è in un'elezione amministrativa, ma è secondaria. Innanzitutto si è premiato un modo di governare che ha portato Catania dopo 4 anni a essere una città in ripresa, una città che ha ritrovato orgoglio, fiducia, che sta ricominciando a lavorare seriamente. E d'altro canto, però, naturalmente non voglio nascondere anche il dato politico. Oggi in questa città, dove prima c'era un vento solo di destra, c'è una condizione più equilibrata. Naturalmente dico subito, ovviamente, io sarò il sindaco di tutti i catanesi come lo sono stato sino adesso e cercherò di governare in modo tale che questo carico di responsabilità forte con questo risultato possa essere messo a servizio di Catania e Catania possa tornare a essere quella splendida città che è nel nostro memoria e nel nostro desiderio. Bene, grazie a Enzo Bianco, grazie a Salvo Sottile. Andiamo a Varese dove c'è Donata Rivolta con Aldo Fumagalli, se potete aspettare. No, ti correggo Giancarlo perché non è Fumagalli bensì è Riccardo Broggini che è lo sfidante, il candidato del Polo. Allora Donata, se possiamo aspettare, abbiamo un momento la pubblicità e subito dopo torniamo con te a Varese. Va bene. Sei il mio amore, sei il mio cocco, a Natale un bel balocco. I misteri dello zecchino d'oro. Gli scandali del terremoto. I portafogli che volano. Tutte storie scoperte da Striscia la Notizia. Target vi racconta come e perché un programma satirico ha rubato il mestiere ai santuari della stampa italiana. E poi, perché in America hanno tutti internet in casa, mentre in Italia hanno tutti il telefonino? Target, un frullato di cose serie e di cose utili. Tra poco su Canale 5. Pavarotti Greatest Hits, tutte le migliori interpretazioni di Pavarotti in un doppio album a prezzo speciale. 41 brani originali con 3 straordinari duetti insieme a Frank Sinatra, Cecilia Bartoli e Andrea Bocelli. Pavarotti Greatest Hits, un doppio album a prezzo speciale. Gioiello Damiani ti lega per la vita. Ragazzi, niente più preoccupazioni per certe macchie.
Da Nubegna Libresso un materiale rivoluzionario, EffiCap. Guardate, cattura il liquido all'interno e lo trattiene, così niente perdite laterali. Nubegna Libresso Ultra, più sicuro, più EffiCap. Faire du vent mon allié. Allearsi con il vento. Planer dans le canyon. Planare nel canyon governando la forza di gravità. Per la prima volta. È la prima volta che la meta del mio lancio non sarà la Terra. Sector No Limits. Scusa, il tuo rasoio usa e getta, rade dolcemente come Gillette Sensor XL? Sì. Allora prova Sensor XL e cambierai idea. Dopo una sola rasatura con Sensor XL, scommettiamo che non tornerai indietro. Solo Sensor XL ha le microalette protettive per un piacere incredibile, oh, wow, e le lame autoregolanti per una rasatura più profonda. Gli usa e getta no, e con Sensor XL ti fai la barba molte più volte di un usa e getta. Raccogli la sfida di Gillette Sensor XL. Una volta provato... Ehi, tu, ridami il mio Sensor XL! Scommettiamo che non tornerai indietro. Vivi un'emozione, formato cinema. Philips widescreen Dolby Surround. Romanza di Andrea Bocelli. Oltre 10 milioni di copie vendute. Regalati Bocelli. Oggi anche in videocassetta. Andrea Bocelli, un successo mondiale. Pensavano che stessi fuggendo. Non vedevo che te. Escape. Calvin Klein, fragranze per uomo e donna. I risultati delle elezioni amministrative, i ballottaggi per i sindaci, eravamo rimasti a Varese con Donata Rivolta, siamo ancora fermi ai sondaggi per quanto riguarda Varese, che danno in leggerissimo svantaggio il candidato del Polo Broggini, che è con Donata Rivolta. A te la linea. Esattamente, siamo qui con Riccardo Broggini. Allora, i sondaggi la danno in leggero svantaggio, però sarà un testa a testa, questo lo dicono anche i sondaggi, si sapeva anche da prima. Lei come si sente? Ancora possibile vincitore? Io mi sento comunque tranquillissimo, no? Devo rilevare che in genere Abacus non sbaglia e quindi l'aspettativa è per una sconfitta. Ancorché il dato che proviene dallo scrutinio della votazione relativa alla provincia dia invece in vantaggio il Polo. Se così fosse, se peraltro venisse confermato invece per quanto attiene il Comune la vittoria della Lega, tutto ciò starebbe a significare che vi è stato un accordo tra il PDS e la Lega solo relativo alla città per consentire alla Lega di riconfermare le sue posizioni di supremazia in città. Ecco, è difficile vincere a Varese, che è la città, la culla della Lega, la patria della Lega. Sì, è estremamente difficile, però mi pare, oddio, è molto prematuro fare queste affermazioni, tuttavia si ha la sensazione che sia davvero intervenuto un accordo pattizio tra Lega e PDS con rilevanza ed efficacia solo per quanto attiene la città, forse per consentire a Bossi di riaffermare la supremazia sul capoluogo, che aveva assunto una valenza emblematica particolarmente intensa. Lei non crede che qualche elettore che aveva votato per il candidato dell'Ulivo abbia invece dato la sua preferenza a lei, visto che alle amministrative si vota poi la persona? Non c'è dubbio che i candidati del Partito Popolare abbiano dichiarato di riversare su di me i loro voti. Beh, da dire che invece in altri ambienti è prevalso la cosiddetta teoria dell'equidistanza, che ha sicuramente premiato la Lega, che invece è animata da una forte determinazione di voto. Ecco Fabrizio, bene, per il momento, se non hai domande... No, grazie Donata. Dunque, questa Varese è una città in cui la Lega potrebbe confermare il sindaco, però siamo ancora, come ho detto, ai sondaggi. C'è un'altra città in cui invece sembra quasi certa la conferma, si tratta di
Alessandria per Francesca Calvo. Possiamo vedere, abbiamo dopo tante proiezioni il primo dato reale, si riferisce allo spoglio. Lo spoglio è in corso in questo momento per tutti i ballottaggi. Francesca Calvo su 26 sezioni su 144 avrebbe il 60,2% contro il 39,8% di Mario Ivaldi dell'Ulivo, un risultato che si avvicina moltissimo, possiamo anche vederlo, all'exit poll che dava appunto Francesca Calvo al 58,2% contro la proiezione contro il 41,8% di Mario Ivaldi. Questa era la proiezione dell'Abacus e i primi risultati reali stanno confermando questa proiezione. Andiamo però adesso a Catania, dove con Salvo Sottile c'è, abbiamo sentito prima il probabile confermato sindaco Enzo Bianco, abbiamo invece lo sconfitto, il candidato del Polo Benito Paolone. A te, Salvo. Sì, ancora in diretta dal comune di Catania, siamo con Benito Paolone, candidato del centrodestra, già deputato di Alleanza Nazionale. Allora, Paolone, Bianco sembra essersi attestato tra il 63 e il 67% dei consensi, stando agli exit poll. Qual è la sua reazione a caldo? Ma nessuna, devo ritenere che ha giocato fortemente quello che io ho cercato in tutti i modi di evitare, che la blindatura dell'informazione costituisse una barriera perché i cittadini avessero la cognizione esattamente di come stavano le cose. La nostra città è in una situazione devastante, il risultato è che noi abbiamo 85.000 disoccupati, abbiamo sulla popolazione attiva un occupato e un disoccupato, abbiamo le situazioni dei quartieri periferici degradate, le condizioni delle nostre aziende certamente in gravissimo stato, considerato che, per esempio, a fare un solo esempio, l'azienda dell'acqua è un colabrodo, ha una perdita di 21 milioni di metri cubi d'acqua all'anno e si comprano 4 miliardi d'acqua dai privati per buttarla in una rete. Benissimo, ma secondo lei c'è qualcosa che non ha funzionato nella sua campagna elettorale? Ha qualcosa da rimproverarsi? Ma cosa devo rimproverarmi? Noi ci siamo battuti con grandissima forza facendo una battaglia di verità. Non abbiamo avuto un solo momento, un solo strumento di informazione per arrivare ai cittadini. Lo abbiamo fatto con le trombe, l'abbiamo fatto con i comizi, l'abbiamo fatto per le strade, non abbiamo potuto avere un solo momento le televisioni locali a disposizione, salvo una trasmissione condotta su Telecolor. Pensi che il mercoledì Teletna, avendo confermato una tribuna elettorale, per la prima volta l'ha revocata e per la prima volta nella storia del dopoguerra non è stata fatta una sola tribuna elettorale in tutte le reti che sono collegabili alla Sicilia di Catania. Quindi c'era allora la blindatura a favore di Bianco. La versione di Benito Paolone. Avete Senti, sentito? Ovviamente possiamo adesso riepilogare forse la situazione, grazie Salvo Sottile, possiamo Prego. Riepilogare la situazione, poi torneremo anche a collegarci con Catania e con Palermo. Partiamo proprio da Palermo e Catania, le due città in Sicilia si votava per il primo turno in virtù della nuova legge elettorale, si votava in oltre 190 comuni della Sicilia, 4 capoluoghi, i più importanti Palermo e Catania. Possiamo vedere Palermo, riepiloghiamo, 56-60% secondo l'exit poll dell'Abacus per Leoluca Orlando, 34-38% per Gianfranco Miccichè. A Catania, come abbiamo appena ricordato, Enzo Bianco tra il 63 e il 67%, Benito Paolone fra il 30 e il 34%. Dunque, secondo gli exit poll, Palermo e Catania confermerebbero al primo turno senza bisogno del ballottaggio i sindaci uscenti, Orlando e Bianco. Si votava anche in 43 città con più di 15.000 abitanti per i ballottaggi, fra queste 5 città, 5 comuni capoluogo, Genova. Genova, secondo, siamo ancora ai sondaggi dell'Abacus, in vantaggio per l'Ulivo Giuseppe Pericu, che diventerebbe sindaco succedendo ad Adriano Sansa, con un vantaggio di circa 7-8 punti su Sergio Castellaneta della Lega Nord. A Varese, secondo i sondaggi, in vantaggio Aldo Fumagalli della Lega Nord su Riccardo Brogini del Polo, che abbiamo appena ascoltato, ma è un vantaggio molto è un vantaggio ridotto, un vantaggio di circa 2-3 punti. Ad Alessandria invece in vantaggio piuttosto netto Francesca Calvo, e questi sono già dei risultati reali, 26 sezioni su 144 della Lega Nord, un altro sindaco confermato, si conferma dunque anche oggi la tendenza che i sindaci uscenti vengono rieletti, confermati, aumentando in molti casi i loro consensi. Andiamo avanti ancora con gli altri capoluoghi. Dopo Alessandria vediamo Caserta, dove secondo la prima proiezione dell'Abacus
anzi è la seconda proiezione questa, è una proiezione aggiornata, il vantaggio di Luigi Falco, il candidato del Polo, si è leggermente ridotto, è al 50,6% contro il 49,4% di Giuseppe Venditti, un dato importante perché al primo turno c'era un netto distacco fra i due, Luigi Falco aveva più del doppio dei voti di Giuseppe Venditti. Andiamo a Vibo Valentia, sì, torniamo su Vibo Valentia, dove anche qui è in vantaggio il candidato del Polo, Alfredo D'Agostino, con il 54,5% contro il 45,5% del candidato dell'Ulivo, Antonio Potenza. E qui la posizione dell'Arbacus non dovrebbe più sbagliare, Alfredo D'Agostino dovrebbe essere il nuovo sindaco di Vibo Valentia. Ricordiamo che in tutti questi comuni lo spoglio è in corso, dunque entro la mezzanotte o poco dopo la mezzanotte avremo i risultati definitivi, sapremo dunque quali sono i sindaci in questi 5 capoluoghi e anche in tutte le altre, città e tutti gli altri comuni con più di 15.000 abitanti in cui si sta votando. Abbiamo ancora un nuovo dato su Alessandria, eccolo qua, Francesca Calvo è al 59,7% quando ormai siamo a 48 sezioni su 144, dunque il rapporto è 60-40%, ci sono delle oscillazioni, però anche qui possiamo già parlare di un sindaco confermato, il sindaco della Lega Nord ad Alessandria. Abbiamo forse anche il primo dato di Varese, ecco, lo possiamo vedere, Aldo Fumagalli 54,3% è la prima proiezione dell'Abacus contro il 45,7% di Riccardo Brogini, dunque un vantaggio adesso a questo punto secondo la prima proiezione piuttosto netto a Varese. Possiamo collegarci con Donata Rivolta se è in postazione a Varese per sentire, per tornare a parlare della situazione. Ricordiamo che la Lombardia è la regione in cui maggiormente interessata a questo turno di ballottaggi insieme con la Sicilia, nella quale invece si vota ancora per il primo turno fra 2 settimane soltanto gli eventuali ballottaggi. Donata, allora secondo la prima proiezione c'è un vantaggio piuttosto netto di Fumagalli, il candidato della esattamente, Lega. Esattamente, io speravo di avere qui Fumagalli per poter commentare anche questa prima proiezione, invece Fumagalli è fuggito ed è andato nella sede della Lega, la storica sede di Piazza del Podestà, perché ha annunciato l'arrivo di Umberto Bossi, Bossi che finora non ha voluto commentare questi primi exit poll e sondaggi, ha detto meglio stare abbottonati e quindi lo farà probabilmente più tardi, arriverà qui Bossi insieme a Fumagalli che appunto probabilmente secondo queste proiezioni sarà il sindaco di Varese. Senti, e per il momento Donata, senti, Bossi aveva parlato un po', ha detto Varese è la nostra linea del Piave, ha fatto l'ultimo comizio a Varese, le aveva accennato anche il candidato del Polo, è possibile che ci siano stati dei contatti con l'Ulivo, gli elettori dell'Ulivo erano sostanzialmente in libertà a Varese, visto che la lotta era fra Lega e Polo. Beh, ufficialmente non è stato detto nulla, poi diciamo le voci girano e si dice, come ha detto prima anche Brogini, che ci sia stato in realtà un accordo con l'Ulivo in cambio probabilmente di un analogo appoggio in un altro comune dove la situazione era Gallarate, capovolta. Gallarate si diceva. Esattamente. Mentre sì. Invece in molti altri comuni della Lombardia comunque si votava e la Lega è rimasta fuori invece e, sì. Monza, e quindi Legnano si sfidano Polo e Ulivo prevalentemente. In questi casi la Lega è in ballottaggio soltanto a Busto Arsizio e a Meda in Lombardia. Va bene, grazie Donata, andiamo. E poi scusa anche a Cantù dove invece è in ballottaggio contro l'Ulivo. Contro l'Ulivo. A Busto Arsizio a Meda è in ballottaggio contro il Polo. Grazie Donata, andiamo a Genova dove c'è Benedetta Corbi. Sì, eccomi qua. Allora, la situazione è quella che abbiamo detto prima qua a Genova. Cioè, avanti nei sondaggi Perico, il candidato dell'Ulivo, appoggiato nel secondo turno anche da Rifondazione Comunista, e invece indietro in questo ballottaggio Sergio Castellaneta, che è stato un po' la sorpresa di queste elezioni genovesi. Infatti un candidato, un ex leghista, un ex parlamentare leghista, che ha fatto una sua lista civica che ha battuto anche il candidato del Polo al primo turno, rimasto indietro, e che comunque si è difesa bene anche in questo ballottaggio. Appunto, ripetiamo, è stata una sorpresa. Genova ha avuto una campagna elettorale molto particolare, perché bisogna ricordare che il sindaco uscente Sanza, che era il sindaco dell'Ulivo, è stato licenziato nel luglio scorso perché ha avuto dei problemi con la coalizione, quindi il centro-sinistra in questa città, che ha una storia di sinistra, si è presentato diviso al primo turno con conseguenze di malessere, di un voto reso difficile in questo senso. Bene, grazie. Allora, grazie Benedetta, grazie anche a tutti gli altri nostri colleghi che sono
inviati nelle sedi, i risultati definitivi tardano ad arrivare, ma torneremo a collegarci con tutti loro fra un'ora e mezza circa nell'edizione del telegiornale della notte a partire dall'una. Vi daremo un riepilogo complessivo dei risultati, vi abbiamo comunque già anticipato in questa edizione i verdetti principali: a Palermo e a Catania sindaci dell'Ulivo eletti al primo turno, Orlando e Bianco, per loro una conferma; a Genova la vittoria di Giuseppe Pericu secondo i primi dati dell'Abacus, ma siamo ancora a livello di sondaggi; e poi tutti gli altri dati dei comuni in cui si sta votando, dei 5 comuni capoluogo, e fra un'ora e mezza circa avremo i risultati definiti. Diamo appuntamento a questa edizione all'una e mezzo. Per adesso grazie per averci seguito e arrivederci. Vedi questo? È il tasto del telecomando che da canale 5, Italia 1 e Rete 4 ti porta a Media Video. Basta premerlo e in casa tua avrai pagine e pagine di informazioni, consigli, offerte. Media Video è veloce e facile da usare. Ti fa arrivare come un fulmine all'argomento desiderato. Ti piace lo sport? Media Video ti offre 100 pagine di notizie e risultati con le schedine dei maggiori concorsi nazionali e con una grande novità: il giornale del calcio. Ogni giorno notizie sempre fresche sulla tua squadra del cuore. Media Video è facile, basta provare.